Sono iniziati i campionati giovanili dell'US Avellino Juto questo weekend con la Primavera 3 che ha aperto le danze. Sabato pomeriggio allo Stadio Partino Lombardi, la squadra, allenata da Mr. Raffaele Biancolino, ha battuto il latina per 2-0. Una gara in equilibrio nel primo tempo, con le due formazioni che si sono affrontate a viso aperto, fino al gol di Falco, arrivato al quindicesimo della prima frazione di gioco, complice anche un'indecisione del portiere Pontino Vona. La squadra biancoverde ha mostrato una grande propensione nel possesso palla, facendo vedere anche delle belle trame di gioco al quale è mancata solo la. Conclusione verso la porta. Il 4312, scelto dall'ex calciatore dell'Avellino, ha convinto, in particolare Solara, adattata a terzino, ha mostrato una buona solidità. Nel secondo tempo il Latina alza la testa e pressa la squadra biancoverde che regge bene le incursioni degli avversari. Nel finale di gara Musto, dopo aver colpito il palo pochi minuti prima, trova il gol al 47 che chiude definitivamente la gara. Adesso la Primavera 3 tornerà ad allenarsi e preparare la sfida contro il Foggia in trasferta con il match previsto sabato 1 ottobre. Domenica, invece, è stato il momento delle formazioni under 15 e 17 che hanno sfidato in trasferta il Latina. La gara è stata messa in discussione per le cattive condizioni climatiche. Infatti la partita dell'under 15 è iniziata con 29 minuti di ritardo. La squadra di mister Corrado Pianese si è imposta con il netto risultato di 5-1 su Latina, con le marcature di Napoli, Cavallara, autore di una doppietta, Dauria e Di Marino. Dopo è stato il turno della formazione del 17 di mister Liguori che cade invece per 4-3 dopo aver tentato la rimonta con i gol di Donofrio e la doppietta di Giunto.